stare qui questa mattina, in questo teatro, di là dell'occasione bellissima della chiacchierata e soprattutto del premio Fellini, però ha acceso e ha riattivato dei ricordi molto belli. Sì, intanto buongiorno, ringrazio il Festival Felice Lode a Dio per avermi voluto qui, è un onore per me fare questa lezione, non è una lezione, è una conversazione con un amico che ormai ci conosciamo da tanti anni. Sì, è molto particolare perché io, anche se sono capitato poi nel cinema abbastanza per caso, però in realtà vengo da una famiglia che di maestranze nel cinema. Mio papà è stato, ma è ancora, uno dei più importanti truccatori, make-up artist ed effetti speciali del cinema italiano, e nel 1972, io avevo 9 anni, ho passato una settimana nel terzo o quarto palchetto qui del Petruzzelli, perché qui si girava Polvere di Stelle, perché mio papà era un truccatore del film, in particolare ha seguito Monica Vitti per tanti anni, con cui avevo un rapporto da ragazzino straordinario, e mi ricordo, appunto, ho passato una settimana qui e mi ricordo tantissimo soprattutto la scena della canzone dell'amore a un treno. Non so chi, credo che sia passato, deve passare. E quindi ricordo proprio di questo film meraviglioso, la regia di Alberto Sordi, e c'era uno, adesso non ricordo chi, dei vari attori, che poi andava fuori tempo, non so se si ricordate la scena che poi facevano, no, l'amore a un treno che fischia sereno con questo movimento, e questo non riusciva ad andare a tempo perché hanno fatto questo giacca, non so, 100 volte. E quindi questo, e poi sempre un altro ricordo, cioè parliamo di ricordi, che mi lega sempre a quel film, perché avevo mio nonno che era qui con noi, noi eravamo bambini, io chiaramente inseguivo mio padre durante l'estate perché se no non lo vedevo mai, c'era mio nonno qui che, visto che dovevano riempire il Petruzzelli con tutto l'esercito americano e le comparse non bastavano, allora mio nonno gli misero una divisa di amicale, naturalmente, da generale di corpo d'armata, e lui era qui in prima fila, e quindi quando rivedo questo film vedo anche spesso mio nonno, quindi insomma, quindi è particolarmente emozionante, no, lo credo. Essere qui, insomma. Anche perché credo che per un bambino stare su un set in cui capisce o non capisce quello che vedono, sostanzialmente. Prima accennavi di Monica Vitti, no? Sì. Che ricordi hai di lei in quel momento? Insomma? Io Monica Vitti l'ho conosciuta benissimo, perché mio padre è stato tantissimi anni suo truccatore, e mi ricordo proprio qui che stavo, mi regalò una maglietta con il segno della gialla, col segno dello scorpione, perché siamo tutti e due dello scorpione, poi sono stato a casa sua a Parigi, insomma, era un po' una sorta di madrina, spesso veniva, i miei genitori andavano anche in vacanza con lei, aveva una casa a Porto Rotondo, veniva spesso a cena a casa da noi, quindi insomma ho questo ricordo di questa donna meravigliosa, fantastica, devo dire. Però io sono stato tante volte sul set con mio papà e ho avuto la fortuna, se andiamo sulla Marcord, no? Se mi consentite il momento personale, di avere tanti ricordi da bambino o da ragazzo. Ad esempio mi sono innamorato perdutamente due volte, una volta quando vidi, ma c'avevo credo anche là 8, 9 anni, 10 anni, però era l'età giusta per innamorarsi, sul set di un film che si chiama La Calandra, con protagonista Lando Buzzanca, e una delle protagoniste era Agostina Belli, che mi regolò una scatola di cioccolatini. E io, la prima settimana, l'ho dormito, perché Agostina Belli era una cosa spaziale. E invece la seconda volta, quando invece ero un po' più grandicello, avevo 18-19 anni, andai a trovare sempre mio padre, anzi io ho fatto anche la comparsa su quel film, su Lady Hawk, che girava una Cinecittà, e portai per qualche ora in giro per Roma, chiaramente non era ancora la diva che poi è diventata, Michelle Pfeiffer, che vi assicuro era una cosa fantastica. Anche lì rimasi abbastanza scioccato per una settimana. E non hai foto di quelle ore passate? Cioè, purtroppo non c'erano i telefonini e cose di questo tipo, ma ho una foto vestito da contadino medievale nella chiesa dove ci fu il Rutger Hauer, fece il duello a cavallo con, insomma, E che tipo era simpatica Michelle Pfeiffer? No, da questo punto di vista non ricordo una grande simpatia, nel senso era una molto chiusa, era una un po' strana a quell'epoca, però abbiamo una sensazione così. Lei non era ancora, aveva che ore? 24 anni, non aveva fatto solo un film, credo, ancora, quindi non era ancora una
una strada.